questo mio intervento in deroga di 45 minuti sul bilancio, sottolineando un aspetto. Non si fa senza se, senza ma, la discarica non si fa senza se, senza ma, la discarica non si fa senza se, senza ma, la discarica non si fa. Questa discarica non si deve fare perché a 10 metri da questa discarica ci sono delle case che sono state costruite con il progetto dove il Comune di Roma ha preso dei soldi. Io non posso vivere lì con i nostri figli perché noi respiriamo la puzza e lo smog e ci sono le polveri sottili che riescono da questo biodigestore che loro vogliono costruire. Noi non lo possiamo permettere perché ci stanno facendo questa maxi discarica che prenderà tutti i rifiuti di Roma a 10 metri dalle nostre case. Questo non è giusto, il Comune di Roma ci deve risarcire, faremo causa al Comune di Roma dove chiederemo risarcimento danni per aver edificato su un terreno che, ti ripeto, era edificabile, non era un terreno abusivo. Questo non è giusto, la mondezza non deve stare all'interno delle nostre case, noi viviamo chiusi nelle nostre case, sono invase dall'odore della mondezza, ti brucia la gola, ti senti male, non puoi stare in giardino, non puoi invitare degli amici, noi abbiamo il diritto di vivere, il diritto alla salute, noi abbiamo il diritto di respirare l'aria perché l'aria è la nostra, ci vogliono togliere anche questa? Bene, allora lotteremo. Fatte queste tutte premesse di natura, amministrativa, volevo entrare un po' nel fulcro del mio intervento su questo bilancio, cara Presidente. E volevo iniziare da un episodio che comunque mi è accaduto la invito però a togliersi quel cartello perché lei non è che è speciale, tutti i consiglieri si devono presentare in aula e parlare non con cartelli che non sono lei che rispetta molto il regolamento, non sono proprio consentiti dal regolamento, sì. Senza se, senza ma, la discarica non si fa, senza se, senza ma, la discarica non si fa, senza se, senza ma, la discarica non si fa, senza se, senza ma, stanno chiudendo vari siti, tra cui Malagrotta, La Salaria, soltanto che lì c'è Sky, c'è la Guardia di Finanza, ci sono delle posizioni forti che hanno fatto chiudere quel sito. Dove lo stanno mettendo? Lo stanno mettendo a Rocca Cencia, dove ci sono cittadini di serie B, dove materialmente ci permettono a Cerrone, alla Colari, alla TMB di poter costruire questo sito. Il biodigestore che loro vogliono costruire è una bomba, ne sono scoppiati diversi, anche a Mantova, se andate sui siti li potete trovare. Sono delle vere e proprie bombe, soltanto il 10% dell'energia che viene prodotta viene riutilizzata, il 90% viene utilizzata dal biodigestore stesso per tenerlo acceso. Questo non è giusto, non è corretto in uno Stato civile. Loro dicono che noi siamo uno Stato civile, beh, loro non sono civili nei confronti dei cittadini. Sono vestito con un sacco di plastica, può essere il mio stile, ci mancherebbe, magari uno stile un po' retro. Sì, certo, siamo in un momento non so un po' dove, ma molto dove lei vintage, ha visto, insomma, persone che si presentano nelle istituzioni con sacchi di plastica. Io devo far rispettare Presidente, il regolamento, infatti, quello che mi chiedete voi. Presidente, il regolamento prevede che in aula Giulio Cesare non si arrivi con queste modalità. Presidente, nel regolamento non c'è nessun articolo che si riferisce all'abbigliamento dei consiglieri. Quindi, Presidente, io sono vestito con un sacco di plastica, se mi ci voglio vestire mi ci vesto. Il cartello l'ho tolto perché, come dice lei, invece il regolamento non consente di esporre cartelli ed altro, quindi io il cartello l'ho tolto, ma se io mi voglio vestire con un sacco di plastica sarò libero di farlo. Non si fa senza se, senza ma, la discarica non si fa senza se, senza ma, la discarica non si fa senza se, senza ma, la discarica non si fa. Dicevo, visto che io indosso un sacco della spazzatura, potremmo parlare anche un pochino di ambiente, cara Presidente. Oggi appunto sono venuti molti comitati, molti cittadini che chiedono lumi e chiedono spiegazioni sull'ecodistretto di Rocca Cencia, lumi che almeno ad un umile consigliere comunale di opposizione ancora non sono stati dati, perché qualche settimana fa in Commissione Ambiente AMA ha presentato una relazione molto generica, dove tra l'altro neanche le pagine corrispondevano, perché su una pagina si parlava di biodigestore di Rocca Cencia e sull'altra pagina, quando c'era lo schema dell'ecodistretto di Rocca Cencia, non era previsto il biodigestore. Visto anche tra l'altro che, se non sbaglio, questa relazione è stata fatta da una società esterna, vi chiedo anche a quali costi, noi abbiamo pagato anche una società esterna per fare una relazione che è incongruente al suo interno. Quindi questo dico io, quando dico che il sindaco Marino
sta mantenendo lo stesso status quo dei suoi predecessori, che ne dica lui, cara Presidente, parlo proprio di questo. Se Ama mi porta una relazione che tra l'altro ha fatto una ditta esterna, immagino pagando, voglio sperare di no, ma magari pagando, e questa relazione è incongruente al suo interno, o questa relazione classifica i livelli di pulizia delle strade e mi dice che in centro storico il livello di pulizia è 7 su 10, cara Presidente, invito ancora una volta gli illustri rappresentanti della maggioranza a farci una bella passeggiata qui sotto, sfido chiunque a dare 7 alla pulizia delle strade.